dire che l'UDC ha fatto aperture che non aveva mai fatto, che del resto si stanno realizzando. Io saluto molto positivamente il fatto che a Lucca, Pistoia, l'UDC abbia deciso di andare per conto suo, rompendo maggioranze in cui era, perché alla fine, se forse ce la possiamo fare a riconquistare una città come Lucca e abbiamo più possibilità, dipende anche da questo. Io lo apprezzo, come apprezzo il fatto che forse a Carrara si possa fare, dopo averla fatta a Grosseto, una nuova alleanza. È il segno che c'è qualcosa in movimento. E l'unica bussola di questo movimento è, a mio avviso, il destino del paese e la cifra che ci mettiamo. Il punto per me critico del ragionamento su questa fase di governo sta nel fatto che io sono convinto che il solo risanamento non basti. In questo paese c'è un problema di crescita, c'è un problema anche di scelte che si devono fare. E da questo punto di vista io credo che bisogna portare, offrire la discussione. Per questo secondo me serve la nostra conferenza programmatica regionale e anche quella provinciale. Bisogna stare a livello dell'asticella che è stata alzata anche con la proposta politica, perché come si lavora per la crescita non è neutro. Penso da questo punto di vista che noi dobbiamo immaginare alcune coordinate. È evidente che il tema di una riforma dello Stato sociale esiste. Non siamo convinti che la sola riforma dello Stato sociale vada fatta sia quella di allentare i diritti. C'è una parte attiva di riforma dello Stato sociale che, per esempio, regioni come la Toscana possono mettere in campo, che è anche quella parte dall'assunzione di responsabilità, agendo su alcuni macro fenomeni importanti, ma che dà più il senso di un impegno solidale verso la società, che a nostro avviso dovrebbe essere un po' più alta nell'agenda delle cose che si fanno. E io credo che il Partito Democratico faccia bene a stare al sostegno delle cose cercando di definirle in questa prospettiva.